Sono d'accordo, manca soltanto la parte di dire vecchio e nuovo Picerno. Esiste una squadra che prova a fare sempre cose funzionali al gioco, alla proposta di lavoro della settimana, agli allenamenti, e non sempre ci si riesce però. Quindi bisogna anche capire che non è che la squadra faccia bene se c'è il risultato e fa meno bene quando non c'è il risultato. Vale la stessa cosa sull'aspetto prestativo. La voglia c'è sempre stata, ho detto che c'è stato un periodo, secondo me, che la squadra è stata più orientata al risultato, è lo scotto da pagare anche per la classifica che i calciatori si sono meritati, e nei momenti in cui si metabolizza e si capisce che il percorso invece è un percorso che ci vedrà protagonisti e ci vede protagonisti all'interno di un'identità chiara di gioco, è il momento in cui la squadra avrà appreso la piena maturità. Qualora facesse questa è una squadra che potrà fare ancora tante cose, potrà fare bene e soprattutto potrà far vedere che sa giocare a calcio. Questa è una partita con un grosso indice di difficoltà, un coefficiente di difficoltà elevato. La squadra Etnea è una squadra assolutamente di valore assoluto. Se dovessimo prendere l'organico a disposizione del tecnico Lucarelli, ci verrebbero un po' da tremare i polsi. Abbiamo una squadra, secondo me, che ha investito di più e fatto in modo egregio una campagna acquisti importantissima. Quindi da questo punto di vista dobbiamo cercare di azzannare la partita, dobbiamo cercare di avere il vantaggio dell'identità, di avere più mesi sulle spalle di lavoro, più conoscenza del modello, e quindi dobbiamo mettere in campo questo. Per quanto riguarda invece il calendario, sì, è un calendario fitto, purtroppo la neve nessuna delle due squadre avrebbe voluto non fare nel normale periodo la partita, svolgere la partita, ma purtroppo questo non c'è stato possibile fare, e oggi ci ritroveremo a preparare la partita all'interno di un periodo che ci vedrà e vedrà tutti quanti noi protagonisti per tante partite ravvicinate, ma dobbiamo come al solito trarne vantaggio, vale a dire avremo la possibilità di fare qualche turnazione in più, che qualche calciatore si potrà mettere in evidenza, e allora ancora di più il gruppo deve farmi capire quanta voglia ha di essere protagonista all'interno di un percorso importante. All'interno di questa partita c'è un po' la negatività che la squadra ha vissuto nell'ultimo mese, vale a dire dare un valore eccessivo alle partite e orientarsi al risultato dei tre punti. Questa squadra nei 18 mesi che ci ha visto lavorare insieme ha sempre anteposto la prestazione, ed è stato anche il motivo per cui mi è stato dato tempo. Tendenzialmente, se non ci fossero state prestazioni, probabilmente non sarei io qui al microfono a parlare di progetto Picerno nel periodo buio dell'anno scorso. Quindi non capisco il perché dover ogni volta, ed è una sensazione che ho tendenzialmente da quando stiamo facendo così tanto bene, se vinciamo, innanzitutto questo condizionale va messo quando vinceremo, e anteporre la prestazione. Sappiamo che mentalità abbiamo, quindi sappiamo l'importanza, ma l'importanza è giocarsi una partita e provare a prendere i tre punti, non più di questo. Quando la squadra riconosce questo, che deve andare in campo dando il massimo ma divertendosi, perché se non si diverte questa è una squadra che soffre, e quindi dobbiamo da questo punto di vista, ripeto, anteporre la nostra identità, giocare, provarla a fare sempre, essere alti, provare a tenere la palla, essere coraggiosi a fare le cose per cui lavoriamo tanto durante la settimana, e allora tutto diventerà più semplice ma soprattutto meno pesante. E quindi sappiamo l'importanza, ma dobbiamo anche riconoscere che di fronte abbiamo una squadra importantissima che conoscerà come noi l'importanza della gara. Quindi andiamo in campo con la nostra identità e proviamo a fare il meglio possibile. La squadra del Catania è una squadra totalmente rivoluzionata, non è quella dell'andata, non è quella della Coppa, e tanti elementi nuovi non sono facili da assemblare. Gli allenatori non hanno la bacchetta magica per poter produrre relazioni se il tempo delle relazioni non ci sono, e quindi da questo punto di vista è normale che con tanti cambi ci possano essere delle difficoltà, ripeto, ma affinché si possa far emergere le difficoltà di una squadra che ha bisogno soltanto di tempo per essere poi indiscussa protagonista, perché questa squadra sarà indiscussa protagonista del futuro,
Dobbiamo essere bravi a fare una partita identitaria, ad azzannarla, a cercare di portare pressioni e quindi di lavorare sul nostro percorso, lavorare su quelle capacità che abbiamo di imprimere un ritmo alla gara, di fare giocate interessanti e provare a togliere gli spazi di gioco agli avversari. Qualora giocassimo soltanto sulle individualità e sulle qualità, è normale che la partita diventerà difficilissima, perché di fronte abbiamo veramente tanta qualità. Questa è la stagione della consacrazione di 24 calciatori che stanno lavorando in modo eccezionale rispetto a un programma e un progetto tecnico-tattico. Quindi anche su queste cose, io ho visto Gabriele, adesso tutti quanti parliamo di Pagliai dell'ultima partita. Pagliai nelle ultime 5-6 partite non è stato il Gabriele solito, ha fatto partite molto insufficienti. E non è un caso, secondo me, che a chiusura del calciomercato Gabriele faccia una partita strepitosa. Dobbiamo togliere responsabilità da questi ragazzi, perché non c'è solo Pagliai che ha fatto una grandissima partita. La partita precedente aveva giocato Novella e aveva fatto benissimo. C'è Allegretto che sta facendo una stagione esemplare, tanto che è stato richiesto almeno da quello che ho letto, ovviamente, dalla prima in classifica del nostro girone. Ci sono altri giovani che sono arrivati da noi e stanno facendo non bene ma benissimo. C'è un Sant'Arcangelo che in qualsiasi altra squadra, se non avesse di fronte il capocannoniere del girone, giocherebbe titolare. Quindi secondo me estremizzare, andare sui singoli è un errore, un grosso errore. Innanzitutto porteremo delle responsabilità, ma probabilmente a questi giovani può darsi che li facciamo anche andare lontano in quel futuro che porterà ansie. Devono godersi il momento, devono lavorare bene, devono essere identitari. Pagliai, se gioca così, ovviamente, come ha giocato nell'ultima partita, il futuro è suo, ma è presente preparare il futuro, e questo lo si fa per i giovani. E poi dobbiamo dare atto a tutti invece gli over che ci sono in questa squadra, che sono disponibili, che fanno esprimere i giovani. Non c'è una caserma interna al nostro spogliatoio, ma è un continuo parco giochi dove tutti quanti all'interno del divertimento, all'interno di relazioni importanti, riescono ad esprimersi. Quindi non farei e non darei un punteggio maggiore al singolo calciatore, ma all'intero gruppo di lavoro che riesce a far evidenziare la bontà tecnico-tattica di tutti.